puntata di Polifemo, l'occhio di Abate, una puntata particolare che andrà in onda più volte, proprio per la particolarità della trasmissione. Andrà in onda venerdì 14 agosto, andrà in onda domenica 16 e poi ancora il venerdì 21 agosto e domenica 23. Beh, una puntata, consentitemelo, eccezionale, questa dedicata al comune di Crispiano, a un tema particolarissimo: ambiente e turismo, un connubio vincente. Con una puntata che faremo con ospiti di tutto rilievo, a partire dal sindaco di Crispiano Egidio Ippolito, e ancora abbiamo Federico Villani, responsabile della Serveco, il titolare della Ferrarese Costruzioni SRL, Luigi Ferrarese, che è anche lo sponsor speciale di questa trasmissione, l'architetto Giancarlo Mastrovito, curatore del piano territoriale della riserva delle Pianelle, nonché consigliere regionale dell'INU, dell'Istituto appunto nazionale dell'urbanistica, e ancora altri ospiti: Sabrina Pontrelli, consigliere comunale di Crispiano, delegata all'ambiente; ancora Vanni Ninni, presidente dell'Asso Artisti di Taranto, nonché operatore culturale; e dulcis in fundo Anna De Marco, appunto operatrice turistica. Beh, una puntata davvero ricca, una puntata che come al solito va in onda il venerdì alle ore 21 e in replica la domenica alle ore 14:30. Beh, noi in genere spesso vengo accusato di essere cattivello nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Beh, per Crispiano si deve necessariamente fare un'eccezione, un comune davvero ben organizzato, ben amministrato, e quando si parla di turismo e si parla di ambiente, beh, questi sono i miei due sogni, i miei due obiettivi. Gli obiettivi di Polifemo L'Occhio di Abate, gli obiettivi di Viva la Puglia Channel, e Crispiano li realizza abbondantemente. Per cui mettetevi comodi sulla vostra poltrona, impugnate il vostro telecomando, schiacciate 93, Viva la Puglia Channel, Polifemo, una puntata tutta da gustare. Buona visione.